Ciao, oggi siamo al convegno Mappe Urbane, Città e Giovani Migranti, organizzato dal Comune di Bologna e dall'Università di Bologna. I diritti della cittadinanza, soprattutto. Sono delle scuole superiori, quindi ragazzi giovanissimi, ragazzi. Diritti tra i migliori studenti di medicina oggi, che fanno chirurgia, sono albanesi e sono, hanno una vena altissima, sono stati anche fantastici. Non si parla di questo fatto. Intervistiamo alcuni attivisti di associazione di giovani di seconda generazione. Ti va di presentarti? Sì, allora mi chiamo Yassin Lafram, sono dell'Università di Bologna, sono al terzo anno della Facoltà di Lettere e Filosofia e ho 22 anni. Sono Ayata El Youssoufi, ho 22 anni, abito a Imola e faccio l'Università di Economia. Mi chiamo Malika. Che associazione rappresenti? Arcimondo. Rappresento il gruppo delle seconde generazioni di immigrati di Imola. L'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, che è un'associazione nazionale che presenta delle varie sezioni nelle varie città italiane. Che la difficoltà di distinguere tra un straniero onesto e un straniero criminale, diciamo. Ma quali sono i vostri obiettivi? Il nostro obiettivo è di mettere insieme i giovani e lavorare insieme per una crescita che va bene a tutti. Aprire le menti delle persone, perché fino ad un certo punto sì, si può anche dialogare, però ad un certo punto bisogna solo aprire la mente alla persona, basta perché non si riesce. Il nostro obiettivo principale ed è il primo articolo del nostro statuto è quello di rielaborare un'identità forte e coesa per il giovane musulmano italiano. Non si può parlare di integrazione finché una persona non è stabile in questo paese. Tutelare i diritti delle seconde generazioni, fra cui l'ottenimento della cittadinanza e dei documenti, di creare dialoghi fra le diverse culture, visto che la nostra associazione è costruita da diverse culture e da diverse provenienze. Cosa intendi dire per seconde generazioni? Per seconde generazioni intendo dire figli di immigrati, di conseguenza io non li chiamerei più seconde generazioni, ma dei nuovi cittadini, ovvero nuovi italiani. Seconde generazioni rimane sempre un termine sociologico, ma lo lasciamo a parte. Questi tipi di incontri a cui hai partecipato servono a qualcosa? A qualcosa servono, comunque nel futuro speriamo di fare qualcosa di più grande, più importante, dove lo spazio per gli stranieri, per gli interventi degli stranieri sia più allargato, diciamo. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao. Ciao.